Buon giovedì 22 giugno, cari amici, telespettatori e accompagnatori di Tenda TV e Radio Palazzo Carli. Iniziamo questo breve incontro giornaliero che ha lo scopo di ascoltare il Vangelo del giorno e un breve commento che illumini un po' la nostra vita quotidiana con la preghiera allo Spirito Santo. Così, o Spirito Santo, vieni in me e opera in me. Fammi vero discepolo di Gesù, che io cerchi Dio il Padre nel silenzio, nella preghiera, nella consegna fiduciosa di tutto me stesso al suo amore. Che io diventi sempre più fratello universale, dal cuore aperto e ospitale, impegnato oggi a vivere relazioni buone con tutti. Amen. Il tema che affronteremo oggi sull'invito del Vangelo che ascolteremo è quello legato alla preghiera. Siamo al capitolo sesto di Matteo, versetti dal settimo al quindicesimo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Tornare sul tema della preghiera fa sempre bene. Fa sempre bene perché abbiamo bisogno sempre di riascoltare la parola di Gesù su questo argomento. Come pregare? Quali caratteristiche deve avere la preghiera del discepolo di Gesù? Innanzitutto sappiamo dal contesto di altri evangelisti che la domanda rivolta a Gesù, insegnaci a pregare, come dobbiamo pregare? Nasce dal fatto che i discepoli vedono Gesù pregare e sono impressionati dal modo con cui egli si rivolge nel silenzio al Padre. Sappiamo che Gesù ha pregato in vari luoghi, nel monte, in mezzo alla gente, nel cenacolo, in casa. La vita è per Gesù il luogo della preghiera, anche la chiesa, anche la sinagoga, senz'altro. Come allora pregare? E che cosa chiedere nella preghiera? Gesù dice alcune cose molto preziose anche per noi. Dice, innanzitutto, dovete partire dalla certezza che Dio vi conosce e sa, prima ancora che voi preghiate e chiediate, ciò di cui voi avete bisogno. Dio sa ciò di cui avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. E per questo, dice Gesù, non occorre fare tante preghiere, chiedere tante cose, ripetere e ripetere le parole davanti a Dio. Basterebbe aprire il cuore e offrire il pensiero, il tesoro, la preoccupazione presente nel proprio cuore
aprirlo davanti a Dio che è Padre. E poi Gesù dice anche che cosa dobbiamo dire nella preghiera, e c'è l'insegnamento bellissimo del Padre nostro. Noi non possiamo in questo breve incontro spiegare, come dire, il contenuto di questa preghiera. Certo che il cuore di questa preghiera sono due cose. La prima, Gesù ci invita, prima ancora che chiedere per noi, interessarsi delle cose di Dio. Gesù invita a chiedere che venga il regno di Dio. Ma questa espressione vuol dire: Signore, Padre, aiutaci a metterci a disposizione, ad essere operatori nel tuo regno, perché il regno di Dio avviene anche attraverso la nostra disponibilità a entrarci e a realizzarlo in rapporti di giustizia, di amore e di pace. E poi c'è la seconda cosa. Gesù ci invita a chiedere anche per noi, certo, e a chiedere l'essenziale, il pane, cioè ciò che è necessario per la vita materiale, essere liberati dal male, perché siamo sempre tentabili e tentati, e poi il coraggio di vivere il perdono. Anzi, questo lo mette come condizione perché la preghiera sia esaudita. Disponiti a perdonare, riceverai il perdono. Ricorda che sei stato perdonato, ti sarà più facile perdonare. È un circolo virtuoso. Ho fatto esperienza di perdono, perdono. Perdono perché possa essere capace di fare esperienza di perdono. Che il Signore ci aiuti a vivere queste parole belle, profonde, ricche di Gesù ai discepoli e che ci mantenga nell'atteggiamento del discepolato che sempre, costantemente intende aprire il cuore e la mente al Signore, al Maestro. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e arrivederci. A domani.